Nella puntata precedente. L'obiettivo di questo video è infatti vedere se queste pizze sono anche buone da mangiare, ma soprattutto capire qual è la migliore pizza a Canotto. Siamo partiti con un canotto memorabile praticamente. Sì. Guardate qui, respira proprio. Wagyu, ma di che stiamo parlando? Questa pizza mi ricorda tua nonna. Quella lì con la patata mi ricorda tua mamma. Ma no! Essere qui poi con il maestro è un'emozione indescrivibile. Questo è quello che le persone vorrebbero replicare. Ragazzi, io faccio studi di antropologia. Mi sfugge la connessione col fiorello, però... Wow! È una porcata. Goduriosa, mamma mia! Buongiorno! Seconda parte del nostro food tour della migliore pizza a Canotto. Altra giornata, altra pizzata. Andiamo in una pizzeria che ci avete suggerito, ma veramente tantissimi. Cioè, E quindi andiamo da Capuano! No, andiamo da Salvatore Lioniello a Succivo. E talmente delle persone che ce l'hanno suggerita sta pizzeria che mo le aspettative sono altissime. Infatti c'ho anche un po' paura. Comunque, direzione Succivo, Salvatore Lioniello. Eccoci fuori al locale di Salvatore Lioniello. La fame c'è? Adesso entriamo e proviamo anche quest'altra pizzeria. Vai, non vedo l'ora. Ciao maestro. Tutto a posto? Tutto a posto. Già stai registrato? Sì. Un saluto a tutti gli amici di YouTube. Allora, ci cassano tutte cose. Qui abbiamo le nostre etichette delle acque, poi abbiamo delle grappe, tutte delle aziende vinicole, fatto con il vino, con il fiano, con il tavolo di riserva. Sono 150 etichette di pizza, abbiamo i rosati e rossi, abbiamo 60 etichette di champagne, abbiamo 40, qui siamo nella parte dell'Asprigno, e tutte le 40 etichette, 40 aziende di Asprigno che abbiamo nella nostra intervallata, abbiamo tutte in cantina, abbiamo tutti i distillati. Passiamo ai 400 etichette di vino. Porca miseria! E siamo l'unica al mondo ad avere tutte queste etichette all'interno di una pizzeria. Chi glielo dice che io bevo solo Coca-Cola? Ci stanno 400 etichette di vini, 100 etichette di birre, 15, ma secondo te si ricorda tutto quanto? Salvatore, prima di fare il pizzaiolo, era campione regionale juniores di gare di memoria. Esatto. Vabbè, Anto, spaccati la prima. Questa qua è quella classica. È bella cremosa, è carica di sapori ed è croccante all'esterno. È la frittatina classica più buona che abbiamo mangiato. E ne abbiamo mangiate tante. Perché la pasta pure è fatta, capito, non è scotta, è buona. È la frittatina classica più buona che abbiamo mangiato. È vero. Cioè, c'ha una pastella che è croccantissima. Si sente già? Effettivamente è bella carica, mamma mia. È la frittatina come va fatta. Cioè, questa qua è una frittatina fatta proprio a regola d'arte. Anto, guarda qua, i pezzettoni di salsiccia dentro. Ma guarda quanta crema di friariello che ci sta. Si vede pure da qua che il bucatino c'ha ancora la sua consistenza. Vedi che... C'è quel filo bianco dentro. Filo, esatto. Sì. Quando c'è il filo bianco dentro significa che non è stracotta. Ma di che stiamo parlando? Ma sai che non me l'aspettavo che Lionello fosse così forte sui fritti? Forte. Mamma mia, mai me lo sei. Infatti, quando ci ho visto di prendere il frittatino, ho detto vabbè, portale. Mamma mia, tanta roba, sono estasiato. La classica più buona è la salsiccia e friarielli più buona. Se questo è il livello, sono veramente impressionato. È il turno suo. Dagli dei crocchè. Ti rappresento un zeppulare. Sì. Ti scrivo panzerotto e io lo fa zeppole e panzerotto. Che poi in realtà sono sempre i panzerotti più buoni, comunque. Ma tu ti definiresti un esperto di patate? Ma finiamo con queste cose della patata in questi video, cortesemente. Crocchè è buono, però non è a livello delle frittatine. Un crocchè abbastanza classico. Sì, apprezzo che sia la patata di Avezzano, però. Ne potrei mangiare 200 comunque. Questo qua è il menù scansionato. La carta delle acque. E te l'ha detto, c'è 15 fatto... etichette. Guardate qua, tu puoi scegliere fra tutte queste acque. C'è un'acqua naturale che costa 10 euro, la Boss. Marinara margherita 5 euro. In un locale del genere, secondo me, ti posso dire forse anche poco. Allora ragazzi, voi siete diventati degli esperti nel settore pizza e siete forse anche più bravi di me come pizza. Sì, la Madonna. Ora vi incomincio a mettere questo olio, è un olio Egla di origine marinese in via di estinzione, un presidio Slow Food. Abbiamo 45 etichette di oli dove inseriamo ogni olio diverso. Sì. Ma quante etichette? Sì, tantissime, su ogni tipo di pizza. Diciamo che la base della margherita utilizziamo sempre lo stesso olio. È un olio che non è troppo eccessivo, non ha quella nota troppo di piccantezza. Mentre con l'impasto, adesso andiamo proprio su quello che volete sapere. È un impasto innanzitutto all'80% di idratazione, panetto da 265 grammi. Abbiamo un 20% biga e un 10% di pulisce. Un totale di 36 ore. Voglio però la mangiamo subito sta pizza. Vai. Dobbiamo muoverci a mangiare la pizza perché Salvatore si è raccomandato. Non la fate fare fredda.
perché così se no non la valorizziamo. Io vi faccio già vedere la struttura che c'è qua. Cioè questa qua, ok, è una pizza canotto, ma guardate qui la sfoglia quanto è sottile. E poi, oh Anto, senti. Ma senti che crunch. Questa, e poi guarda, cioè qua senti proprio il vuoto. Sì. Vuoto dappertutto. Esteticamente è stupendo. Esteticamente, cioè, lo dico già da adesso, secondo me è la più bella. Sì, ma pure perché secondo me è una via di mezzo a livello di cornice, non è proprio sì, quel canotto proprio impressionante. Oh, guarda là quanto è sottile qui. Mm-hmm. Guarda qua. Hai visto? Si è sciolto, cioè non ho masticato. Ah boh, ma tu sei un porco, io c'è zicca. Anche sì. Non è un fatto di leggere, è solo io che sono un animale. È una roba da perdere la testa. Da perdere la testa, bravissimo Salvatore. C'ha una scioglievolezza questo impasto, è qualcosa di disarmante, ma veramente disarmante. Piacevolissimo alla masticazione quando mastichi, perché si scioglie letteralmente in bocca. Vince, mi stai mettendo troppo hype. Lo so, infatti voglio allungare il brodo così te la mangi il più tardi possibile, Salvatore si incazza. No, e poi mi voglio gustare il cornicione. Ah, si sente il crunch pure da qua, eh. E la contemporanea come va fatta. Non gli puoi trovare un difetto, Anton, non gliene trovi uno. Il livello è altissimo. Apprezzo tantissimo il fatto che sia stracarica di basilico, perché secondo me la margherita, cioè, c'ha tre ingredienti e si devono sentire tutti. Guarda la cottura sotto, perfetta. Da qui, perfetta proprio. Pomodoro buonissimo, mozzarella buonissima, tanto basilico, impasto buonissimo. Olio buonissimo, una delle sue 15 etichette di olio. Sì, sento un po' poco il sapore del formaggio, forse non ci sta. Forse neanche ci sta, non lo so. È incredibile. Fino ad ora il mosso più arrendevole che abbiamo provato. Buonissimo. Per la cronaca, stanno a fa fredda la pizza. Il formaggio non lo metti sulla margherita? No, quando si utilizzano i tre ingredienti, anzi quattro in questo caso, principali come pomodoro, mozzarella, olio e basilico, che sia margherita, basta, deve essere così. È già molto molto saporita, cioè io non ho sentito l'esigenza di mangiare anche il formaggio sulla pizza. Mi ero ripromesso di mangiare solamente una fetta. Pure io. E poi il resto di portarmela, visto che ci siamo buffati ieri di pizza, però è troppo buona, quindi troppo vado avanti. San Salvatore di Oniello. Grande. Che mi riprende a fare? Ti devo dire. È perfetto, che ti devo dire? Si scioglie in bocca. Che ti devo dire? Noi Salvatore già lo conosciamo. E già quando siamo venuti 4-5 anni fa già era... È migliorato. Come cazzo fa a migliorare sempre? Stiamo facendo la seconda pizza. Ok. Vedete il forno com'è? Venite di qua, venite di qua, venite di qua. Abbastanza semplice, è una vellutata di patate aromatizzata alle bacche di vaniglia del Madagascar con una guancia di vitellona cotta a bassa temperatura aromatizzata al senape e abbiamo una base di provola. Poi abbiamo un porro croccante e poi andiamo a completare con una marmellata di vino rosso. Se meno male che era semplice, serve tu? Sì. Mamma mia. Sai cos'è? Questa pizza è proprio goduriosa. Però allo stesso tempo è proprio elegante. Ma la vaniglia com'è? No, Anto, allora, guarda, mo quella assaggerai. È un incanto, è una delle pizze, diciamo così, gourmet più buone che abbia mai assaggiato. È impressionante, Anto. Cioè, non riesco a smettere di... È troppo buona, mamma mia. Già dico che tra tutte le pizze che abbiamo mangiato fino adesso, in questo tour, è la più particolare. E come ingredienti la più buona per me. Per me sì. Guarda qua che bella che è sta fetta. Vetrificata. Che cos'è? Sei in un'altra dimensione adesso. Cioè, di la verità. È un viaggio astrale. Hai capito? E in questo momento la mia anima si è distaccata dal mio corpo. Cioè, Fra ha fatto una pizza goduriosa, buonissima, con il porro. Sono in grado di vedere il mio futuro adesso. Una crema al latte di bufala con uno spinacio saltato al burro e un fungo champignon saltato in padella, aglio, olio e peperoncino alla vecchia maniera. All'uscita abbiamo delle foglioline di spinacino marinate con l'olio ecla, del carpaccio di maialino nero casertano aromatizzato al mandarino con una maionese di alici di cetara e polvere di mandarino. Ragazzi, qua comunque siamo su un altro livello. Mi ha sorpreso, perché non me l'aspettavo così alto. Assaggiate, amoroci dopo gli agnuro cuore, veramente. Allora ragazzi, io vi faccio vedere solamente questo.
Cioè, a parte la bellezza di questa pizza, sono talmente grandi che uno ci può andare di casa. Tu ci puoi andare ad abitare, cioè ci puoi fare una palazzina abusiva qua dentro. Esatto. Non so perché è abusiva, ma la puoi fare. Perché sta messo il cibo, che cos'è? Noia, proprio perché. Scusate, amici di Succivo. Che poi è provincia di Caserta, cioè perché dobbiamo andare contro noi stessi? Ma com'è possibile che ogni cornicione che arriva è più bello di quello di prima? Sì, io adesso qua mi voglio fare esplodere, non le papille così, mi voglio fare esplodere. Non ha senso. Da dove comincio? Dalla pizza direi, a piacere tu, cioè se vuoi parlare delle forchette, parlo delle forchette. Non lo so perché è troppo... è buono. Allora, un botto di piccante, un carpaccio, tutti quegli aromi che ha detto che non me li ricordo, ma li sento. Questa pizza qua è ancora meglio di quella là che ci ha portato prima. No, non è vero. Sì, 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 sì. No, non è vero. Ma come fa? Ma come cavolo fa? Vorrei dire qualcosa di intelligente, ma sto talmente godendo. Lascerò parlare te perché non ho parole intelligenti da dire. So solamente dire che è buonissimo. Se vuoi far parlare Mayhem, che cazzo? Sulla bontà dell'impasto non mi soffermo perché ne parleremo di tutti quanti alla fine. Però il topping è qualcosa di fuori dal mondo. Gli ingredienti sono anzitutto di altissima qualità, ma poi sono anche accostati benissimo tra loro e viene fuori appunto tutto quello che ci ha descritto. Anche questa botta di piccante. Allora, io mi sbrigo perché sennò Salvatore mi va. Guarda sta fetta. È goduria pura. La cosa che mi piace di più è questo carpaccio marinato al mandarino, ma il tocco di classe che c'è è questa maionese che si appoggia su questa carne come se fosse la pizza che ti abbraccia. Ma perché ci devi sempre abbracciare qualcuno a noi? Ma non possiamo mangiare la pizza e basta. L'incipittera. Andiamo in pizzeria. Mangiamo solo due fette di pizza per ogni pizza. Sì. E niente, ci siamo abbuffati. Ora, noi abbiamo dato tanto ai nostri follower, ai nostri amici, ma che follower. C'è un personal trainer tra di voi che ci fa una scheda bella, magari anche una dieta? Cioè ragazzi, una volta possiamo chiedervi una cosa a voi? Lasciate stare i like, commenti, ste cagate allora. Qua. Una scheda, non lo so, di alimentazione, roba così. Noi regaliamo un corso di pizza a chiunque si offra di farci da personal trainer. Però si deve proprio applicare, cioè nel senso ci deve seguire. Se non è dei risultati. Esatto, se non è dei risultati. Noi vogliamo il six pack. Veramente la funzione di pulire la bocca dopo il pasto. Tanta roba, veramente. E non lo dico solamente perché Salvatore è a 2 centimetri da me. In questo caso, su queste pietanze potete aspettare anche un po' di tempo in più. Perché tu credi che sto su. No, fighissimo. No. Cioè, guardate. Pronto a godere? È un peccato scassarla. E infatti sì. Hai capito? È proprio un peccato di... Madonna mia. È super morbido. È super morbido, è proprio una spuma. Siamo pronti per dare i nostri voti. Quanto è bello. Allora, quanto è bello, io qua mi devo tenere alto perché il locale è bellissimo, le pizze sono veramente dei quadri, quindi io do un bel 9 e secondo me è un voto meritatissimo. Ma non ci sta molto da dire, è una delle cose più belle che abbiamo visto. È curatissimo, le non pizze... in particolare. Le pizze sono bellissime. Ci sta la cura pure per il menu digitale, per cui io do un 9 pure io. Quanto è buono? Quanto è buono? A me qua mi sa che ci scappa un altro 9 perché gli ingredienti che stavano sopra quelle pizze erano comunque dei topping goduriosi al massimo ma estremamente eleganti, quindi mi è piaciuto veramente tanto. Allora, io avrei anche potuto dare un 9,5 perché le due pizze che abbiamo mangiato, quelle lì tra virgolette cucinate, erano spettacolari. La margherita era spettacolare, tutto cotto benissimo. Apprezzo tantissimo il discorso del formaggio, dice che lui preferisce farla senza formaggio, anche se io devo dire la verità, un po' di mancanza di questo formaggio l'ho sentita, per cui non darò un 9,5 ma un 9, e comunque viaggiamo su livelli altissimi. Io se avessi valutato anche i fritti e Madonna i gelati mia. Qua avrei dato 10. Sì, do sì. Un 9, ma perché stiamo valutando solo le pizze. Un 9 molto sì. Alto. Fermi. Lo so che vi aspettate i voti degli impasti, ma i voti degli impasti di questa puntata e delle pizzerie che abbiamo provato nella puntata precedente li daremo tutti alla fine. Quindi aspettate per i nostri voti che potranno confermare o ribaltare il risultato. Vi lasciamo al video.
Vivere di pizza è meraviglioso! Tante sai tu stessa! Bene, avete già capito da chi stiamo andando. Stiamo andando... da Rocco Siffredi. Esattamente. No, da Vincenzo Capuano. Un'altra pizzeria che ci avete consigliato in tantissima. Siamo felicissimi di andarci perché Vincenzo è un nostro amico e anche un collega youtuber. E poi, ironia della sorte, io la pizza sua in realtà non l'ho mai mangiata. Perché sì, l'abbiamo provata quando abbiamo fatto noi la pizza, però non era la stessa cosa perché abbiamo maltrattato il suo impasto. E oggi proveremo proprio la pizza fatta da lui e sono super curioso. Direzione Napoli, pizzeria Vincenzo Capuano. Sai tu stesso! Maestro! Amore! Qua 2 secondi ci metto per stendere la pizza. Sono tanti, c'è mamò! Un po' come quando l'ho stesa io l'ultima volta. Guarda, ti ricordi? La parola d'ordine del giorno è fai paura. Tra i locali che abbiamo visto in questa puntata, questo qui è quello che è meglio posizionato di tutti. Si trova nel centro di Napoli, completamente sul mare. Mangiare con il mare a 20 metri è un'altra cosa. Stai mangiando in una cartolina, questo è il discorso. In tutto questo non manco che siamo nella pizzeria di Vincenzo. Riconoscete queste forbici d'oro? Ebbene sì, siamo nella pizzeria di Vincenzo Capuano. Già abbiamo fatto una pizza, già abbiamo fatto la fotocopertina e mo finalmente possiamo iniziare a mangiare. Antonio, il video oggi lo fai tu, io mangio con Vincenzo. Facciamo una recensione insieme. Ecco, è arrivato lo spettacolo di pizza. Guardate signori che margherita. Questo è un canotto, perfetta. Partiamo col taglio delle forbici. Diciamo, la pizza va sezionata, non va schiacciata, altrimenti è come se fosse la rotella. Non si può, è completamente vuota. Senti la leggerezza. Quindi la gente a volte dice ma la pizza potrebbe essere pesante, in realtà è leggerissima. 80% è idratazione. Utilizzo una farina che è super tecnica, che è la farina nuvola naturale. Un preferimento vino molto personalizzato, adattato per la pizza napoletana, che qua stiamo nel cuore di Napoli. Quindi la gente vuole mangiare una pizza che sta di Napoli, che sta di ricordo di pizza napoletana, non può sapere di altro. Questa è la nostra pizza contemporanea qua a Napoli di Vincenzo Capuano. Per Vincenzo di scuso, un featuring, vai, fai paura. Come vedete è tutta alveolata, signori. Dappertutto. Ma poi almeno la parte che è quasi trasparente. Sì, qua, sì, è praticamente sì, vetrificato. Ma, avvelo, diciamo. Ma poi la parte che mi manda al manicomio, ragazzi, se vuoi far vedere, tanto è questa arricciatura qua del cornicione, no? Cioè ti dà proprio questo senso di esplosione dell'impasto. Sì, quando tu c'è cioè, un pomodoro che va vicino e fa questo effetto, diciamo, a montagna. Guardate qua. Oh, la sto tagliando ovunque, eh. La sto tagliando ovunque, sempre vuota. Grazie. Sì, vabbè, che onore, che onore. Sei servito direttamente da lui. Prego. Qui sì, abbiamo un servizio che tagliamo la pizza al cliente con le forbici a tavola. Guardate anche la cottura sotto, perfetta. Oh, io vado all'assaggio, posso, Anto? Buon appetito. Devo preparare un'altra nel frattempo, eh. Va bene, grazie. È morbidissima, ha una consistenza che si scioglie in bocca e devo dire che mi piace tantissimo il pomodoro, lo sai? Super scioglievole. Forse di quelle che abbiamo provato è la pizza più morbida sul cornicione. Sai cosa, Antò? È un po' difficile da spiegare perché questa pizza qua mi sembra la più, tra tutte quelle che abbiamo provato, la più napoletana. Cioè, presente quando vai da Michele e senti tipo Napoli in bocca? La stessa cosa sarà, non lo so, come hanno lavorato il pomodoro. Comunque, c'ha un gusto verace con tutto che è una pizza contemporanea. Poi c'hai ragione, hai ragione sul cornicione. È morbidissimo, il più morbido, penso. Però lo mastichi pochissimo. Cioè, non è fastidiosa la masticazione. Mi fa impazzire questo impasto. C'è proprio la consistenza, sai, tipo del babà proprio. Ladies and gentlemen, all'angolo blu, con un peso di 330 provole e pepe, il maestro Vincenzo. Vincenzo. Lui parla sempre di voi. Il nonno qua cura i dolci, cioè fa più la parte del cucinato. Ho capito. E poi butta sempre l'occhio tecnico alla pizzeria. È tutto colpa vostra. Ha fatto il suo vale. Quando ne tenete? 75. E ti devo ricevere poi di qua, quando c'è la miseria. Questo qua è il must di Vincenzo Capuano, la pizza provole e pepe. Prova crunch sul cornicione. Questa qui è la pizza col cornicione più arrogante. Questa qua proprio è proprio prepotente il suo cornicione. Guarda un po' che prepotenza, sì. Entra proprio a gamba tesa tra le pizze a canotto. Cioè, forse il cornicione più svuotato che abbiamo trovato.
Maestro, io ho fatto un attimo le sue veci, penso. Sì, sei stato bravo. Però mi raccomando, la prossima volta delicato. Ah, è vero. Guardate anche quanto è sottile comunque al centro, eh. Comunque volevo dire, Antonio è stato licenziato, il resto della puntata proseguirà con Vincenzo, sì, mangio con lui. Vincenzo Capuano è il nuovo proprietario di questo canale, è stato hackerato. Guardate qua. Sì, a me piace molto osservarla. C'è anche, vedi, anche la fetta fino alla punta, cerchiamo di farla strutturata. La cottura sotto è perfetta, non c'è neanche una sbavatura. Quella è una sbavatura. Complimenti, hai fatto un suono sordo, quasi piacevole. Ti posso dire una cosa, sembra una stupidaggine, no? Alla fine è una margherita, però al posto della mozzarella, la provola e col pepe. Sembra un'altra pizza proprio. Sembra tutta un'altra pizza, cioè hai fatto caso? Cioè, è una margherita, ma è lontana dalla margherita. Comunque tanta roba, eh? Buonissima. Sarà pure la pizza dei pizzaioli, ma qua quello che esce pure è sempre l'impasto oltre al condimento. Veramente super scioglievole. E non lo sto dicendo perché c'è Vincenzo dietro che mi sta minacciando con le forbici. Hai paura! Hai paura! È la rivisitazione di un piatto classico napoletano, l'allardiata. Praticamente il pomodoro è fatto con il lardo, quindi in base c'è pomodoro e lardo. Poi abbiamo il fior di latte, questa chips di parmigiano. E poi abbiamo una ricotta al basilico. Le pizze sono sempre prepotentissime, super arroganti. C'è questa consistenza proprio come se fosse una brioche. Cottura sotto sempre perfetta. La pizza tutto sommato molto semplice, però aiuto. È cremosissima. Poi la cosa bella è sempre il ritorno ogni volta. Questo impasto proprio a brioche, è una brioche di pizza questa. Vado anche io con l'assaggio, mi piace questo effetto vetro qua dentro. È asciutta, però è alveolatissima. Vado. Quando ho sentito gli ingredienti non mi ha fatto salivare, non ho detto chissà che cos'è. Però la cosa molto figa è che c'hai da una parte molto grassa, c'è il pomodoro allardiato. E poi ti va a rinfrescare con la ricotta al basilico. Quindi è bello questo contrasto, mi piace molto. Molto sfiziosa. È una pizza semplice, però comunque che ti coccola il palato. Comunque, sui condimenti, rispetto ad esempio a ieri che erano quelle cose un pochino più fighette, questa qua c'è un'identità più napoletana, come ti devo dire, più verace. Mi faccio un'altra fetta, Vince. Ti ricordi, Antò, quando abbiamo detto mangeremo solamente una fetta per ogni pizza? Certo, mangeremo solamente una pizza per ogni fetta, abbiamo detto. Ok, avevo capito male. Domani inizia la dieta ufficiale. L'impasto è il mio preferito. Me ne fotti un cazzo della dieta. Non ne vuoi sapere nulla della dieta. L'impasto è il mio preferito. Noi ce ne andiamo, accoglienza pessima, devo dire, in questo locale. Lui si comporta veramente ogni volta sempre peggio. Non prunga copi di chiave sulla mente perché sta chiusa, sta chiusa ferramenta. Ciao, Vince. Ragazzi, abbiamo appena finito le nostre pizze, guardate qui dove si trova questo locale. È una vera cartolina, è uno dei miei posti preferiti proprio che esistono al mondo. Ma adesso basta con i complimenti, dobbiamo dare i voti. Quanto è bello? Allora, quanto è bello Vincenzo? Vincenzo è un bel ragazzo, occhio azzurro. Scherzi a parte, vabbè, comunque c'è il fattore mare, il fattore comunque la pizza, perché comunque è bella. Tutto che c'è il condicione, ok, bello, bello ampio, però mette un sacco d'appetito. Quindi secondo me 8 e mezzo. Allora, a me, ripeto sempre il discorso che le pizze del cornicione troppo alto non mi fanno impazzire. L'avrei detto giusto qualche volta, l'avrei accennato, però va bene. Ma guardate qui dove siamo. Io come posso non mettere in conto il fatto di stare in uno dei posti più belli del nostro pianeta? 8 e mezzo pure per me. Quanto è buono? Quanto è buono? Vincenzo è una brava persona. No, sto scherzando, basta questo. Quanto è buono? Allora, io direi un bel 8 e mezzo, anche sulla bontà, perché devo dire, la margherita era buonissima, i prodotti sono eccellenti. E un'altra cosa che c'ha un plus, che quando mangi questa pizza qua, con tutto che è una pizza contemporanea, sa di Napoli. È una cosa strana comunque, non so come tradurla in parole. È la stessa cosa che provo quando mangio la pizza di Michele a Forcella. Cioè mi sento a Napoli, pure se magari non è la migliore pizza del mondo. Quindi per me è tanta roba. Siamo in un posto fortemente identitario. Le ricette, anche se sono molto semplici, devo dire che i prodotti sono buonissimi. Ci sta questa cosa dell'identità che c'è questo locale. Per me vale un grande 8 e mezzo. Ma adesso la cosa più importante degli ultimi due video che avete visto, ossia quanto sono buoni gli impasti che abbiamo provato. E dobbiamo dare il nostro voto, quindi andremo a casa con il voto che potrà confermare o ribaltare il risultato. Vince, siamo pronti finalmente per votare gli impasti. La parte più importante
al momento ci siamo lasciati con questa classifica provvisoria, che tiene conto solamente di quanto sono belle e quanto sono buone le pizze. Al terzo posto, a pari merito, abbiamo Sustable e Carlo San Marco con 31,5 punti. Al secondo posto, Vincenzo Capuano con 34 punti. Mentre al primo posto abbiamo Salvatore Leoniello con 36 punti. Io direi di iniziare a votare gli impasti nell'ordine in cui siamo stati nelle pizzerie. Quindi anzitutto partiamo da Carlo San Marco. All'impasto di Carlo San Marco io do 7,5. Parto col dire che è stata una bellissima scoperta, una pizza che veramente mi è piaciuta tanto. L'unico, se vogliamo, piccolo difetto che possiamo trovare riguarda un po' la consistenza del cornicione. Si avverte infatti un filino di tenacità che viene in qualche modo esasperata anche da un cornicione abbastanza grande. Però comunque è un'ottima pizza e un impasto comunque scioglievole. Allora Vince, ormai hai detto già tutto tu, a me non mi fa parlare proprio. La pizza della nonna era tanta roba, ma adesso valutiamo solo l'impasto ed effettivamente nel cornicione c'era un po' questo, ma un pochino. Finino! Ed è per questo che gli do un gran bell'otto. In questo modo abbiamo San Marco provvisoriamente al primo posto con 47 punti. Quindi scaliamo tutti quanti, ecco qua, Carlo San Marco primo. La seconda pizzeria da votare è quella dei fratelli Susta, Sustable a Bolla. Devo dire che Roberto fa veramente un impasto molto identitario, c'ha delle caratteristiche che si possono trovare solo in quella pizza. È un impasto che ricorda un pochino il pane, è molto fragrante, è leggermente croccantino sulla scorza. Vabbè, sul cornicione, sì. Ok. Ed è per questo che la biga al 100% di Roberto Susta per me merita un gran bellotto. Ok, tocca a me. L'impasto di Roberto mi ha veramente colpito. Mi piace molto la valorizzazione, non solo per quanto riguarda la fase di impastamento, i prodotti che utilizza, ma anche e soprattutto per quanto attiene alla cottura. Da quel punto di vista Roberto mi ha veramente sconvolto. Quindi io mi sento di dare un bel 8,5. Ah, e a proposito di cottura, la settimana prossima esce sul canale di Malati di Pizza un video dedicato alla cottura della pizza. Quindi la settimana prossima restate sintonizzati. Quindi quanti voti ha totalizzato Susta? Aspetta che controllo. 48. Ok, 48, e quindi va sopra San Marco? Sì, al primo posto al momento. Perfetto. La terza pizzeria? Classifica provvisoria in continuo aggiornamento. Terza pizzeria, quella di Salvatore Leoniello. Il pizzaiolo col cappello. Tralasciando la questione che Leoniello ha preso quasi l'eccellenza in ogni campo, sì, prima. È stato un mostro. L'impasto devo dire che è veramente ben fatto, bello, areoso. Forse sul cornicione era quello un po' più croccante di tutte. Sì, è vero, me lo ricordo. Ci tiene tantissimo alla cottura e poi si presenta sempre con questa mago super pronunciata. Pare che te non morbilla la pizza Leoniello. Voto finale? 8. Sottoscrivo tutto quello che ha detto Antonio. Una pizza contemporanea fatta veramente veramente bene. Quell'impasto, ragazzi, aveva tutto. Era scioglievole, era leggermente croccante, era arrendevole al morso. Insomma, mi ha sconvolto. Quindi il mio voto è 8,5. Aggiorniamo nuovamente la classifica. Quindi penso che Leoniello a questo punto vada al primo posto con 52,5 punti. E gli altri scalano. Ultima pizzeria, che al momento è quella ultima in classifica di Vincenzo Capuano. Vabbè, io l'ho detto anche lì, l'impasto di Vincenzo secondo me era il più buono. C'aveva questa consistenza proprio tipo brioche proprio, dovuta a tutto il lavoro di lievitazione, cottura, stesura. Altissima idratazione. Che poi andavano pure a creare queste caverne all'interno del cornicione. Era la sezione più incredibile di quelle che abbiamo visto. Assolutamente. Ed è per questo che il mio voto per Vincenzo Capuano è un bel 9! Uguale, fatto uguale. Pavole e pepe! Anche a me l'impasto di Vincenzo è piaciuto tantissimo. Era tanto bello da vedere quanto buono da mangiare. È un impasto così particolare e così estremo che basta veramente cambiare qualche piccola variabile, un piccolo errore e non te lo perdona. Cambia il risultato completamente. Sì, e si è visto da come l'abbiamo trattato noi nel video. Vabbè, lascia stare. Il mio voto è 8,5. Abbiamo finito di votare, adesso possiamo dirvi la classifica finale. Al quarto posto con 47 punti troviamo la pizzeria di Carlo San Marco. Poco più sopra, 48 punti, troviamo la pizzeria di Susta, Sustable. Al secondo posto con ben 51 punti, la pizzeria di Vincenzo Capuano. E giusto un'antecchia più su, a 52,5 punti, troviamo la pizzeria di Salvatore Leoniello, che si prende il primo posto della nostra classifica. Questa è soltanto la nostra classifica, non vuol dire che questa sia meglio di questa o questa sia meglio di questa per forza, perché per un altro può essere meglio così, per un altro può essere meglio così, per un altro ancora può essere meglio così. Insomma, ognuno ha i suoi gusti quando si tratta di pizza. Ragazzi, noi vi ringraziamo di aver visto il video fino alla fine, ma mi raccomando, fateci sapere quale impasto vorreste che replicassimo. E se avete visto il video fino alla fine, commentate con
etichette. Non me l'avevo connesso. Ciao raga. Ciao.